Alla Bocciofila Caragliese si stanno disputando le semifinali del campionato regionale a coppie per le varie discipline maschile, femminile e quello dei giovani. E con Francesco Falco vediamo quali sono le squadre che sono giunte in semifinale. Bene, nel primo campo, quello che stiamo vedendo, si stanno sfidando la formazione della Petanque Buschese in maglia rossa e pantaloncini grigi contro la nuova, per dire, nuova società che è solo affiliata da un anno, ma i giocatori sono tutti validi e tutti di ampia esperienza, della SD Vignolo Petanque. Nel campo 2 c'è un'altra formazione della Petanque Buschese contro la Vita Nuova Savigliano, che è una società affiliata come Volo che pratica indistintamente però tutte e due le specialità. A seguire sugli altri campi c'è la Serie B maschile, le due semifinali della Serie B, dove c'è di nuovo la Vita Nuova che affronta il duello in casa, il derby in casa tra la Vita Nuova, una formazione, e un'altra formazione sempre della stessa società. L'altra semifinale vede l'Ausilium Saluzzo contro la Petanque Bovesana. Noi seguiremo quale incontro? Seguiremo questo incontro qua della Serie A maschile, che è la massima serie, tra la società SD Vignolo Petanque e la Petanque Buschese. Nel frattempo vediamo queste due fasi di gioco che stanno iniziando in questa qua. Adesso si va alla misurazione del punto per vedere se ci sono due punti colpendo la boccia nera o se ce n'è uno solo. Fasi di gioco che, ricordo, il regolamento prevede che l'arbitro sia il misuratore ufficiale, però sempre dopo che le società hanno misurato prima il loro punto. Se è difficile, diciamo che la distanza è minima, viene chiamato l'intervento dell'arbitro. E adesso si appresta alla bocciata il giocatore Simone Giordano della SD Vignolo Petanque. E la boccia è colpita, una bella bocciata sulla distanza circa di 8 metri, 8 metri e mezzo. Adesso vediamo la seconda bocciata, un'altra colpita, 2 su 2 per il giocatore. Dicevo, il direttore di gara viene a fare, a eseguire la misurazione quando il punto, diciamo, si dice è giusto, è millimetrico, per non avere discussioni. Il giudizio dell'arbitro è sempre inappellabile. E per la terza volta in accosto prendono il punto la società Buschese, e presumo che andrà alla bocciata nuovamente il Simone. Vogliamo ricordare con quante bocce giocano questi giocatori? Ecco, cambia poco dalla specialità Volo. Nella terna si gioca con 2 bocce per uno, per un totale di 6 bocce a formazione, e nella coppia anche 3 bocce per giocatore, sempre 6 bocce, un massimo di 6 bocce per formazione in ogni partita. Intanto abbiamo visto il quasi carro del giocatore del Vignolo Petanque. Bene, adesso va in accosto, vediamo se riesce a togliere, e si aggiudica il punto di questa giocata, di questa mano, la Petanque Buschese. E adesso dovremmo essere sul punteggio di 3-0 per la Petanque Buschese, che le prime due giocate, le prime due in gergo vengono chiamate mani, ma sarebbero delle giocate, conduce per 3-0. Ricordo che le partite vanno ai punti 13 in un tempo massimo di 70 minuti. E quando siamo giunti a 37 minuti dal termine degli incontri, vediamo qual è la situazione della Serie A maschile. Allora, nel primo campo la Serie A maschile vede la SD Vignolo Petanque in vantaggio per 8-1 sulla Petanque Buschese. Sul campo numero 2 invece, la partita che stiamo assistendo, il punteggio è di 7-4 in favore questa volta della Petanque Buschese sulla Vita Nuova Savigliano. E adesso siamo giunti a pressappoco metà partita, diventano tutte fasi cruciali, perché passi falsi in questo periodo permette all'avversario che è in vantaggio di allungare troppo, e diventa difficile il recupero del punteggio, anche perché ricordiamoci che c'è il tempo a scalare, la partita deve finire in un tempo massimo, non si può permettere in queste manifestazioni di avere una partita che si dilunga più del necessario, che duri un'ora o cose simili, un'ora e mezza,
che ti ferma tutto lo svolgimento del campionato. Vediamo la situazione delle bocce sul campo, di chi è il punto? Attualmente il punto è della Vitanova Savigliano, la boccia scura, e adesso vediamo in accosto la Petang Buschese se riesce a vincere il punto. Ecco la giocata, una mezza alzata, boccia molto ben giocata che si piazza dietro del pallino e costringe l'avversario ad andare in bocciata. Il giocatore che si appresta ad andare in bocciata della Vitanova, Steven, un 23enne di innegabili qualità. E sbaglia la bocciata. Il punto resta in favore della Petang Buschese, che ricordiamo ha piazzato ben due formazioni in semifinale. Situazione delle bocce in mano invece? Bocce in mano, se non vado errato, la Vitanova resta con due bocce da giocare, una la sta tirando adesso. Ecco una bellissima bocciata che colpendo il pallino annulla tutta la mano e si ricomincia, la giocata rimane nulla. Se il pallino esce dal terreno di gioco la giocata è nulla. Ogni tanto succede che viene utilizzato come salvezza in casi di particolare svantaggio di bocce da giocare, che una formazione ha avuto delle bocce sbagliate, c'è la possibilità di tirare direttamente al pallino, colpirlo e buttarlo fuori dal terreno di gioco. Ricordiamo che il pallino è molto piccolo, quindi sono sempre casi eccezionali, non è una pratica molto molto diffusa, diciamo. Quando mancano 6 minuti e 20 secondi al termine, vediamo qual è la situazione dell'ultima semifinale che si sta ancora disputando qui alla Bocciofila Caragliese. Bene, la seconda semifinale vede della Serie A maschile, vede in vantaggio la Petang Buschese sulla Vitanova Savigliano con il punteggio di 9-8. Ecco le prime giocate. Molto probabilmente questa risulterà l'ultima giocata decisiva per l'accesso alla finale. Vediamo adesso la Petang Buschese in accosto. Il giocatore sceglie la tecnica da chinato, come si dice, la tecnica alla francese. Boccia alzata, molto ben giocata, infatti si ferma una 30 cm dal pallino e costringe l'avversario alla bocciata. Vediamo il giocatore Daniel Rovera della Vitanova che si appresta al tiro. Colpita e quindi annulla il vantaggio della Petang Buschese, che a sua volta tornerà a giocare in accosto. Ricordiamo che il terreno di gioco valido è quello delimitato dal cordino. La boccia, per essere annullata, deve uscire completamente dal filo di demarcazione del terreno. Anche questa una buona giocata, una grande giocata del giocatore della Petang Buschese. E adesso con due bocce di vantaggio hanno il punto a favore. Adesso vediamo. In accosto se riesce, grande giocata di accosto e prende il punto. E costringe a sua volta il giocatore della Petang Buschese ad andare di bocciata. E diamo un dettaglio per i non addetti ai lavori, ci sono due modi per accostare le bocce. Sì, diciamo che la giocata d'accosto, soprattutto nella petanque, è molto più varia. Si può giocare con la classica alzata, l'alzata lunga e la mezza alzata. Praticamente si tratta di alzando la boccia e farla scendere in un determinato punto del terreno vicino al pallino, dandogli il cosiddetto effetto a fermarsi. La boccia in volo deve girare all'indietro in modo che quando tocca il terreno si insacca e si ferma. Oppure c'è l'accosto tradizionale che si fa strisciare o una piccola alzata, ecco. Per cui diciamo che il gioco da chinato è il classico gioco alla francese.
in Francia si usa molto più diffuso che forse non in Italia. E ora mancano 2 minuti e 50, quindi siamo alle fasi conclusive. E siamo qui, vediamo il punto della società Vitanova, vediamo in accosto il giocatore della Buschese. E non riesce a prendere il punto, resta della Vitanova Savigliano. Se non vado errato dovrebbero avere una boccia la Petan Buschese e 2 bocce da giocare ancora la Vitanova, quindi un leggero vantaggio per la Vitanova. Adesso decidono, vediamo cosa decide di fare. In questi casi si possono effettuare 2 tipi di giocate, o di accosto cercando di prendere il punto e costringere l'avversario a bocciare, o bocciare per togliere dei punti all'avversario. Scelgono l'accosto. E per un pelo prendeva il punto. Bene, era l'ultima boccia, quindi le bocce che avevano in mano le avevano raccolte a terra, quindi perfetta parità, 9 a pari, e ci apprestiamo veramente all'ultima giocata, quando sono rimasti 1 minuto e 25 secondi di tempo. Anche se il tempo si conclude, si terminerà comunque la manche. In ogni caso questa è l'ultima giocata. Prima giocata molto buona della Vitanova. Grazie ragazzi. Una bellissima bocciata di una giocata di accosto che costringe subito alla bocciata il giocatore della Petan Buschese. Colpita, il punto resta della Petan Buschese. Quando si arriva a una semifinale di Serie A, sul punteggio 9 pari, con il tempo che è praticamente terminato, tutte le bocce hanno un peso diverso, un valore diverso, ogni boccia può essere quella decisiva. E qui vediamo un'altra splendida giocata in accosto. Vediamo la risposta della Petan Buschese. Intanto è suonata la sirena del tempo a scalare, sono passati 70 minuti, questa è l'ultima giocata. Sbagliato il colpo. E in queste frangenti una bocciata giocata bene, una boccia sbagliata, diciamo, può compromettere l'esito di tutta la partita. Adesso si apprestano all'accosto e vediamo cosa succederà. Vediamo l'accosto, un rimbalzo non proprio perfetto, come si dice. E resta invariata la situazione. C'è un'eventualità che non abbiamo accennato fino adesso. In questo caso, in questa situazione particolare, venisse colpito il pallino, annulla la giocata e costringe a ripeterla senza nessuno. Vediamo la bocciata, è andata male anche questa. E comincia ad essere una situazione difficile per la Petan Buschese, che se non colpisce il pallino adesso praticamente consegna la vittoria alla Vitanova. È andata anche questa. Bene, con questa ultima giocata la Vitanova Savigliano raggiunge l'accesso alla finalissima che inizierà a breve. E diamo quindi appuntamento alla seconda parte per le interviste ad alcuni giocatori e anche ad alcuni giovani molto promettenti.